Cioè io sono convinto che il tema dell'Europa è passato da un tema tecnico su cui c'era un consenso permissivo o un consenso ingenuo o un consenso superficiale a primo elemento di divisione della politica. E quindi certamente questo è il punto chiave. Noi rispetto all'Europa come elemento divisivo tra le forze politiche, sempre più nettamente divisivo tra le forze politiche, da che parte stiamo? E la nostra parte, lo ha detto Piero Fassino, essendo forti la nostra identità, è quello di essere radicalmente alternativi a tutti coloro che l'Europa la vogliono distruggere. Poi i metodi di distruzione di massa dell'Europa sono vari, alcuni sono brutali e diretti: usciamo dall'Unione Europea, usciamo dalla zona euro, facciamo saltare Schengen, altri sono leggermente più camuffati. Trattiamo per 6 mesi la modifica di un trattato, se entro 6 mesi, vedi non l'Europa a 12 stelle, ma l'Europa a 5 stelle, se entro 6 mesi non modificano i trattati come diciamo noi, un paese su 27, benché importante, benché fondatore, allora prenderemo le nostre decisioni e ce ne andremo. Sono tutti modi diversi di distruzione.